Ultimo arrivato Bakir Tamza, si accomoda in panchina, Bencivenni conferma il 4-3-1-2 con Zara e Regolanti insieme là davanti, recupera Rossetti dalla botta, accusata a Gavorrano, le quote sono Barberini, Di Rienzo, Nannini e Senesi. Di fronte alla trazione anteriore del Seravezza, seconda forza del campionato, nella quale Benedetti e l'ex Camarlinghi in due hanno già segnato più gol di tutto il Marzocco. Si rinnova la cronaca e muta subito il punteggio, minuto numero 9, diagonale a mezza altezza di Granaiola, respinge Barberini, si avventa Camarlinghi sul pallone e insacca alle spalle dell'estremo di casa. La risposta è a metà della frazione, Massai in becca di Rienzo a destra, palla in mezzo per l'incornata di Sacchini, alta oltre la trasversale. L'episodio sveglia però i padroni di casa, un minuto dopo Zarda al vertice calcia di potenza e viene murato da Lago Marzini. Insiste la Sangio ed ecco l'uscita acrobatica ancora di Lago Marzini ad anticipare Regolanti sul lancio a tagliare il campo di Zarda. Ma il Seravezza c'è e al termine di un'azione tutta di prima il tocco di Benedetti favorisce Bedini al rimorchio, destro a girare sul palo più lontano, vola Barberini a mettere in corner. La Sangio si riversa nella metà campo ospite, lascia però scoperta una prateria sulla ripartenza di Borgognone che indisturbato, palla al piede, si fa tre quarti campo e arriva fino in area locale raddoppiando per i suoi solo davanti al portiere. Prima del duplice fischio altro intervento da parte opposta di Lago Marzini che a mano aperta chiude lo specchio sulla punizione di Zarra. In un minuto nella ripresa la Sangio ha due ghiotte occasioni per riaprire il match. Il neo entrato Oba Kent alza ulteriormente il voto di Lago Marzini che mette sul fondo la botta. Sul corner susseguente Disegni impatta malissimo di testa da pochi passi, vanificando il traversone perfetto. La tensione difensiva versiliese regge anche sul nuovo traversone in minuto 30 di Oba Kent. Iaquinta, anche lui subentrato, è efficientemente contrastato da Mannucci da pochi metri. Le ultime speranze di avere un finale di gara interessante finiscono quando Oba Kent fallisce il bersaglio dalla lunghissima distanza ed anzi da parte opposta l'altro ex Filippo Mugelli sfiora il tris con un rasoterra che supera l'intero specchio. Finisce San Giovannese 0, Seravezza 2.